Benvenuti nel primo tutorial di Open Sesame in lingua italiana. Iniziamo oggi il tutorial vero e proprio dopo i due video introduttivi di settimana scorsa. Oggi vi faremo vedere gli obiettivi di questo corso. Oggi vi mostreremo gli obiettivi del corso un'aggiunta nostra che uscirà dopo la fine del corso, però. Gli obiettivi principali del corso sono mostrarvi l'installazione e l'apertura di Open Sesame. Non ci soffermeremo molto su questo punto perché siamo nel 2018, penso che tutti voi, chiunque stia guardando questo video, sappia scaricare e installare un programma. Ci limiteremo a darvi le coordinate e il link dove scaricare il programma. Poi passeremo attraverso la comprensione del software, quindi vi mostreremo tutti i features del software. Ovviamente a livello base, perché come ricordo questo è un corso base. E poi l'utilizzo del software per costruire uno Stroop. Passeremo poi all'interpretazione dei dati dell'output, quindi in questo caso del nostro Stroop che avremo costruito, e vi mostreremo come prelevare le variabili che vi interessano e depositarle sul foglio dell'output dati, che sarà un Excel, appunto, poi utilizzabile per l'analisi dei dati. In aggiunta, abbiamo deciso di presentare alcuni studi che hanno utilizzato Open Sesame, anche in modo da darvi un'idea di quello che si può veramente fare con Open Sesame, di quello che si può veramente costruire, perché noi parliamo di Stroop, possiamo parlare di GoNoGo Task, possiamo parlare di altri paradigmi cognitivi, ma Open Sesame può essere utilizzato in ogni dominio. Tutto sta appunto alla creatività di chi lo utilizza. E poi vi mostreremo appunto a chi rivolgervi per avere un supporto online completo, quindi una banca dati dove ci sarà disponibile tantissimo materiale che potrete utilizzare per costruire i vostri esperimenti e per migliorarvi, nel caso abbiate, come ci auspichiamo, raggiunto un buon livello di conoscenza base dopo il nostro tutorial.